Benvenuti a Laudato Si. Continuiamo a parlare dell'enciclica di Papa Francesco, questo documento di grande ricchezza e di grande attualità che apre uno sguardo nuovo sulla realtà e sul mondo che ci circonda. E partendo infatti proprio dal degrado ambientale, l'enciclica affronta tutti i livelli di degrado presenti nella società, perché il degrado ambientale è proprio la diretta conseguenza del degrado etico, morale e interiore dell'uomo. Ma vogliamo iniziare questa puntata con uno sguardo di speranza e ricordo le parole di Don Oreste Benzi, che nella sua vita, spesa sempre per gli ultimi, per gli emarginati e soprattutto per i giovani, ricordava queste parole: non avere paura del male che c'è nel mondo, abbi paura del bene che non c'è. Nessuno ti impedisce di fare il bene. E allora parliamo di bene che genera bene, e in questa puntata do un mio personale benvenuto a due ospiti, Giuseppe Persiani. Buonasera. E Maria Chiara Valenziano. Buonasera. Che sono appunto il presidente, rispettivamente il vicepresidente dell'associazione ARPA, la dimensione del crescere, di Ascoli Piceno. Parleremo in questa puntata di bambini, in modo particolare di famiglie, di donne che soffrono, e allora iniziamo insieme con una intenzione di preghiera e ci uniamo alle parole di Papa Francesco. La famiglia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero ¿acaso no es el más vulnerable? Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades, tipo económico, tipo de salud, de cualquier tipo, los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza. Quiero compartir con vos, con Jesús, mi intención del mes, para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos. Sempre commoventi le parole di Papa Francesco, ma di fronte appunto alla sofferenza che sempre attanaglia il mondo c'è qualcuno che fa del bene. E allora oggi parliamo appunto di ARPA, la dimensione del crescere, questa associazione che nasce un po' ufficialmente nel 2007, proprio dalla passione e dal bisogno di diffondere una cultura dell'educazione e della formazione integrale della persona dal concepimento in poi, attraversando tutte le fasi evolutive, proprio nella consapevolezza che l'infanzia è un diritto da proteggere e da custodire. E allora educazione e formazione sono proprio le sfide centrali a cui il Papa ci chiama anche nella Laudato Si, perché non tutto è perduto e l'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Quali sono allora i progetti e le attività della vostra associazione? Giuseppe, do a te la parola se vuoi iniziare. Allora, l'associazione ARPA nasce da un progetto del 2007 che tra poco spiegherà anche Maria Chiara, ma soprattutto diciamo che l'ARPA nasce da una realtà ispirata attraverso quello che è un percorso vocativo che ogni cristiano dovrebbe avere nel proprio cuore. E seguendo quella che è una emergenza educativa che nei vari aspetti della società noi incontriamo giornalmente, abbiamo pensato di venire incontro agli ultimi
ai piccoli e ai bisognosi, costituendo questa piccola associazione, rispettando quelli che sono alcuni criteri, alcuni principi base, e ovvero quella che integrando una dimensione della persona sul piano anche spirituale oggettivo. Come diceva e tuttora nell'enciclica che poc'anzi Benedetta hai detto, nulla è perduto. L'associazione parte dal fatto che recupera quella ecologia dello spirito che noi tutt'oggi dobbiamo rimettere in campo, e cioè ricominciare soprattutto a guardare dentro noi stessi quelle norme che Dio ha iscritto nel nostro cuore, attraverso le quali noi tiriamo fuori il meglio di noi, ma sempre alla luce di colui che ci ha creato. Purtroppo questa società che oggi, di cui noi viviamo, una società postmoderna dove non ha un'identità, è molto frammentata, per cui l'uomo non è quasi più a misura d'uomo, ma vive più in una situazione relativa alle cose, al possedere, all'acquistare. Allora succede che la persona perde proprio l'identità. Quindi bisogna tornare un po' indietro, riscoprire quel bene trascendente che c'è in noi e di essere di esempio per un futuro migliore, quindi collettivo, e per creare appunto quella universale situazione di benessere che dobbiamo, diciamo, condividere con le persone che ogni giorno incontriamo e anche con il mondo intero in questo senso qua. Molto belle le parole che tu dici, io provo, devo dire, una grande gioia nel vedervi, perché ecco, non è raro trovare una coppia che, lo possiamo dire, si ama nella vita, perché voi sì. Siete fidanzati, futuri sposi, sì. Che appunto scelgono di pensare anche a chi vive appunto nella difficoltà, in particolare ai bambini. E ecco, nella Laudato Si, Papa Francesco scrive: la grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata da 20 secoli di esperienze personali e comunitarie, costituisce un magnifico contributo da offrire allo sforzo di rinnovare l'umanità. E allora mi viene così da chiedervi quanto l'esperienza e il cammino di fede che vivete insieme vi aiuta anche in questa vostra missione. Sì, quotidianamente la recita del Rosario ci accompagna. Sotto lo sguardo di Maria davvero ci sentiamo sempre più suoi figli, e particolarmente nella recita dei misteri luminosi, che ci portano proprio attraverso un percorso dalla identità cristiana, che è il battesimo di Gesù, passando poi attraverso l'esperienza della trasfigurazione, che mette in evidenza anche la necessità da parte nostra di convertirci quotidianamente. E in questo cammino di conversione chiediamo, come alle nozze di Cana, aiuto a Gesù, vino, cioè gioia, una gioia quotidiana che ci permette di alimentare la speranza del nostro cammino cristiano e cibarci quindi della Santissima Eucaristia. Questo, ecco, è la nostra piccola esperienza che ci nutre e ci dà quotidianamente la forza di investire le nostre energie sia spirituali che professionali, appunto, a servizio degli altri. E inoltre non può mancare appunto la Santissima Eucaristia, quindi l'adorazione eucaristica. Anche Madre Teresa di Calcutta ci ricorda che tutte le mattine alle sue sorelle faceva fare un'ora di adorazione eucaristica, e anche noi ci mettiamo alla scuola del risorto, proprio perché non manchi mai quella luce che possiamo trasmettere anche agli altri. Ecco, io insegno religione e mi rendo conto che non è un lavoro ma un vero e proprio servizio, come ci chiama sia Papa Francesco che San Giovanni Paolo II, a me molto caro, un po' perché appartengo alla generazione degli anni Ottanta, quindi delle GMG, e davvero questo prendere in mano la nostra vita e farne un capolavoro, che è poi la sua frase, e deve essere un must per noi, uno slogan da attuare quotidianamente e da trasmettere, perché i bambini sono preziosi, sono tesori preziosi. E sai, Benedetta, prima hai mandato questo contributo di Papa Francesco, e io ho rivisto l'esperienza che poi ha portato alla nascita di ARPA, la dimensione del crescere, e lo racconto anche a voi che siete a casa, perché secondo me è significativo, magari ciascuno può ritrovare anche un po' di se stesso. Nel 2007 iniziai a lavorare in una scuola detta di frontiera. Non sto qui a citarla per motivi di privacy, molto delicatamente, ecco.
E l'insegnante capoplesso, il primo giorno che io entrai, mi disse: qui imparerai molte cose. Io pensavo che avrei messo in atto tutte quelle didattiche che avevo acquisito e teorie che avevo studiato e appreso negli anni del liceo psicopedagogico e poi del cammino di teologia che ho fatto. E invece no, mi si stava chiedendo qualcosa di più, cioè gettare alle spalle in parte quello che avevo imparato e mettermi a servire. Era una scuola multiculturale, l'80% di bambini non si avvalevano della religione cattolica, il mio ruolo era pressoché inutile a quel punto, professionalmente parlando. La dirigente scolastica, che tra l'altro era ed è ora anche molto attiva con il Centro Volontari per il Mondo, mi fece un discorso molto chiaro. C'è bisogno di te che tu possa parlare a tutti. Cerca di tradurre quello che è il Vangelo in un messaggio per tutti. Dico, ma Gesù è venuto per tutti, ho pensato, e quale migliore impresa o diciamo missione c'è da compiere quest'anno? È stato molto difficile. Qualche bambino veniva a scuola in pigiama, qualche bambino la notte dormiva sulle scale, i genitori lavoravano. Io ho visto quell'immagine di quella bimba sulle scale che sentiva i genitori piangere e mi ha toccato veramente il cuore. Non sono filmati scelti a caso per marketing, diciamo, succede veramente. Io l'ho vissuto per un paio d'anni e devo dire che lo dico ancora con una certa emozione, come se lo stessi vivendo in quel momento. Ho imparato molto, ma credo che sono ancora in palestra, nel senso che Gesù veramente ci chiama ad allenarci quotidianamente. Quello che noi apprendiamo dalla scuola è soltanto un briciolo. E il vero maestro è Gesù e siamo chiamati veramente a perfezionarci. Che dire, di fronte a questa testimonianza davvero il messaggio di speranza e il desiderio proprio di non lasciarsi mai cadere le braccia. Cadere, esatto, di non perdere mai davvero il coraggio e la forza di seguirlo, sì, e di testimoniarlo. In qualche momento dici che non riesci, che non ce la fai. Lavorare poi appunto in un contesto, come descrivevi tu, anche multiculturale, dove ecco, e il desiderio di portare invece Gesù per tutti, no? Perché ecco, lui è morto in realtà per tutti. È anche un messaggio, questo dialogo anche interreligioso, questo desiderio proprio di ecumenismo molto, molto forte, molto bello da portare a dei bambini. Io credo che sia davvero una missione che va prima di tutto vissuta nel cuore, ma come dici tu, non è semplice. Infatti, Benedetta, tu parlavi dell'importanza della gioia, inizialmente il messaggio di speranza. Io ho trasferito la mia esperienza a Giuseppe, che lavora in un altro contesto, ancora più istituzionale, e ho espresso la volontà proprio di costituire un'associazione che non disperdesse le proprie energie dal momento in cui già eravamo attivi nei gruppi giovanili, nei gruppi famiglia. E ho detto: prendiamo due emergenze, quindi le donne e i bambini sostanzialmente, il disagio socioculturale che può portare a situazioni di emergenza e rischio, e cerchiamo di trovare un nome a questa nostra associazione. E allora Giuseppe ebbe questa combinazione felice di due infatti nomi. Ecco il perché di questo nome e la musica, l'arpa, non so se c'è appunto un nesso con... Il nesso c'è, perché è nata da una vocazione, in quanto ed è ispirata, perché abbiamo frequentato io e lei gli istituti teologici e leggendo un salmo, il Salmo 56, siamo stati colpiti da questo inno in cui si dice: svegliatevi con arpe, eccetera. E allora abbiamo utilizzato questo acronimo affinché la nostra associazione abbia un'identità. Un'identità che recuperi la dimensione integrale e sapienziale della persona, in questo senso. E anche che porti davvero attraverso la musica, la gioia della musica, il suono melodioso dell'arpa, no? Armonico, riporti armonia in un mondo invece che l'ha persa, no? Questa armonia e questa gioia anche di cantare e di sorridere alla vita. E ecco, tu Maria Chiara, anche con la tua dolcezza e con i doni anche che
il Signore ti ha dato. Hai, diciamo, delle doti particolari, perché ami dipingere, ami scrivere fiabe, ami appunto proprio la musica, no? In generale, ecco, in particolare la biomusica, e quindi questo accompagnare, no, attraverso la musica in gravidanza la donna, no? Quanto queste tue alla fine passioni ti hanno aiutato? Magari adesso vediamo assieme qualche tuo quadro, qualche dipinto che hai realizzato, così poi ce lo puoi magari commentare. Ecco, raccontaci un po' quanto davvero questi talenti ti hanno aiutato. Ecco, questo è un tuo quadro, ad esempio? Sì, questo si intitola Twinkle Twinkle Little Star. Ogni volta che lo guardo mi viene in mente proprio la dolcezza del bambino, ed è stato proprio ispirato dopo una preghiera, la preghiera a Gesù Bambino di Praga, a cui siamo molto devoti e che ogni 25 del mese appunto celebriamo. Quindi racchiude un po' anche la nostra missione. Questo è dedicato totalmente al cantico delle creature, ecco, all'abbraccio dell'acqua con il cielo, e quindi l'abbraccio della terra con il cielo ed il sole, che nel linguaggio tra l'altro dei colori e nel linguaggio della psicologia del disegno indica il padre, la figura paterna. Quindi è il padre che guarda i suoi figli sulla terra e, non lasciandoli soli, provvede a loro dall'alto, questa mano che tende verso il basso, appunto, nell'incontro a chiudere quasi con delle ali di farfalla. Quindi è il nostro anelito verso Dio, e Dio che ci incontra quotidianamente e non ci fa mancare nulla di cui abbiamo bisogno. Questo si intitola Maternità e racchiude un altro dei nostri progetti e nostre intenzioni dell'associazione, e trae origine dall'Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II. In particolare la preghiera a Maria Aurora del Giorno Nuovo, quando San Giovanni Paolo II dice: guarda tutti quei bambini ai quali è stato impedito di nascere. Uno dei punti essenziali della nostra associazione è la lotta per la vita, non la lotta contro l'aborto, ma la lotta per la vita. Cioè, dobbiamo considerare che ogni volta che parliamo cerchiamo di essere propositivi, mettere in positivo le cose, perché purtroppo chi ascolta a volte poi percepisce quasi una visione nichilista degli impegni associativi, no? E invece no, concentriamoci su quello che possiamo fare, non su quello che non abbiamo fatto, e così in tutte le situazioni, perché soltanto così riusciamo a ridare speranza e a proporre Gesù risorto, perché Gesù è risorto. Io ai bambini lo dico sempre a scuola, mi dice: ma a Pasqua Gesù muore, no? Gesù risorge a Pasqua. E c'è ancora questa visione, diceva Giuseppe, di realtà frammentata, e quindi così tanto rivolta al consumismo che poi viene meno l'essenza, proprio la radice cristiana, che è molto semplice, è una sola cosa: Gesù è risorto, il lo Spirito Santo. Infatti dell'incarnazione poi direi che ce lo siamo a casa sua, ecco, qui a ce lo testimonia, no? Esatto. Quindi allora davvero la presenza di Gesù vivo, che possiamo proprio incontrare, sì, in modo molto, molto carnale, attraverso gli occhi, il viso delle persone che attraversano il nostro cammino. Il lavoro, la preghiera e appunto la musica, i talenti come dono. Noi abbiamo avuto così la gioia di incontrare la comunità Il Mandorlo, che si trova proprio a Rotella, nel comune di Rotella, in provincia di Ascoli Piceno, quindi a pochi passi da voi, e ascoltiamo insieme che cosa appunto ci hanno testimoniato. Siamo con Fra Giuseppe dell'Addolorata, e è qui per raccontare un po' la storia della comunità Il Mandorlo. E lavoro, preghiera, meditazione, accoglienza, evangelizzazione. Sono questi un po' i punti cardine cui voi vi ispirate. Raccontaci, Fra Giuseppe, cos'è appunto la comunità Il Mandorlo. La nostra comunità è una comunità religiosa, noi abitiamo nel
nell'eremo di San Francesco di Rotella. In realtà ci siamo trasferiti da pochissimo tempo, ci stiamo dedicando alla ristrutturazione del convento, stiamo tentando di riprenderlo grazie al nostro lavoro e al lavoro di tante persone che ci collaborano con il loro contributo anche economico. Noi stiamo tentando anche nel nostro piccolo di fare qualcosa anche da manovali, perché non abbiamo paura di sporcarci le mani come ha fatto San Francesco. San Francesco, come sappiamo bene nella sua storia, quando è andato a San Damiano il crocifisso gli ha detto: va Francesco, ripara la mia casa. E noi, essendo dei frati, stiamo seguendo le sue orme, anche noi stiamo tentando di restaurare quella casa, di riparare quella casa che è la casa del Signore. In particolar modo il nostro eremo era un eremo abbandonato. La storia, le fonti francescane ci dicono che San Francesco è passato in questo luogo circa 800 anni fa, nel 1216. Si narra nelle fonti francescane che quando San Francesco è passato per le zone del Piceno, piuttosto che passare all'interno della città, ha preferito passare per le campagne, e in quel frangente purtroppo lui non era in salute. Quindi allora i frati hanno deciso, piuttosto che farlo camminare a piedi come era suo solito, di prendere una cavalcatura per farlo camminare in maniera un po' più semplice, per farlo stare un po' meglio. Però siccome la situazione si stava un po' aggravando, hanno deciso di farlo fermare un attimo per farlo riposare, per ristorarsi. Dove oggi sorge il nostro eremo, lì c'era un eremo benedettino, quindi non c'erano delle grandi costruzioni, e hanno deciso di far riposare San Francesco. In quel momento San Francesco si stava riposando, dopo un po' di tempo ha ripreso le forze, è ripartito per continuare il suo pellegrinaggio nelle zone del Piceno, dove si sa che sono avvenuti tantissimi miracoli. Uno dei tanti è avvenuto proprio nella zona di Poggio Canoso, dove si trova il nostro eremo, e si narra infatti di una donna che non riusciva a partorire, aveva le doglie da tanto tempo, da tanti giorni, e non riuscendo a partorire la situazione si stava aggravando per la sua vita e per la vita del bambino. Sapeva che era passato San Francesco, allora nella sua fede ha chiesto di volerlo incontrare, senza sapere che purtroppo lui era già partito, era già andato via. Allora le hanno chiesto: vorrei semplicemente toccare le redini della cavalcatura sulla quale è salito San Francesco. Allora un buon uomo ha portato le redini della cavalcatura che gli apparteneva, e quando la donna ha toccato le redini di San Francesco, allora è riuscita a partorire felicemente. Nelle fonti francescane si narra di tanti di questi episodi, di tante donne che per intercessione di San Francesco sono riuscite ad avere una buona gravidanza, un buon parto, e questo è un piccolo aneddoto alla quale si ispira pure la storia del nostro convento. E allora dunque un piccolo grande miracolo che oggi continua attraverso la vostra storia, no? Attraverso questo eremo che si trova all'interno del comune di Rotella. E quali sono le attività? Per voi è molto importante l'aspetto proprio contemplativo della natura, e poi soprattutto la musica, il canto, che sono sempre gloria e lode a Dio. Come questo si traduce? Raccontaci, fra Giuseppe, quali sono le attività legate proprio alla musica che voi fate? Allora, noi amiamo molto la musica, ci piace cantare, ci piace anche produrla. Infatti nello scorso anno abbiamo prodotto anche un CD che si chiama Tu sei che ti amo, eccolo qui. Con i canti che sono stati scritti da uno dei nostri frati che si chiama Fra Renato, e sono stati musicati anche da noi. Abbiamo un frate in particolare che si occupa dell'arrangiamento dei nostri canti, che si chiama Fra Marco, e poi anche noi abbiamo dato un piccolo contributo. Ovviamente la musica per noi è molto importante, perché sappiamo che è un grande canale di evangelizzazione e ci ha dato la possibilità di conoscere tante persone e di trasmettere quello che noi abbiamo vissuto nella nostra vita, del nostro incontro con il Signore. Infatti ci siamo dedicati a dei concerti di evangelizzazione, siamo andati in Sicilia, siamo andati in Puglia, abbiamo fatto un concerto pure in Molise, dove abitavamo noi prima di trasferirci qui, e grazie a questa possibilità abbiamo avuto veramente modo di poter portare Gesù dappertutto, soprattutto in mezzo ai giovani, che oggi sentono tanto la musica come noi anche, pur essendo dei ragazzi giovani, pur essendo dei
dei frati sentiamo tanta musica, a volte ci succede di ascoltare la radio, anche se magari ascoltiamo più della musica cristiana che ci ispira e ci dà la possibilità comunque di portare agli altri un po' della nostra esperienza e soprattutto un po' di Gesù, che è quello che ci interessa di più. E proprio il Cantico delle Creature per eccellenza, San Francesco d'Assisi e Laudato Si, no? E loda proprio la natura, fratello Sole, sorella Luna, cosa ci vuoi dire appunto su questo? Vi posso dire che noi come San Francesco facciamo l'esperienza veramente di vivere nella natura il nostro rapporto con Dio e nella natura abbiamo trovato anche la possibilità di inserire il nostro lavoro. Noi lavoriamo tantissimo con la natura, abbiamo gli animali, abbiamo le mucche, abbiamo le capre, abbiamo le galline, abbiamo anche i pappagalli, abbiamo tanti di quegli animali che ci fanno stare tantissimo a contatto con la natura e in loro rivediamo veramente il disegno di Dio, come Dio faccia veramente le cose in maniera perfetta. E noi ovviamente a contatto con la natura, anche in questo luogo che è proprio l'eremo di San Francesco, abbiamo ritrovato il luogo giusto pure per la contemplazione e la preghiera. Per questo abbiamo aperto l'eremo, stiamo tentando di renderlo sempre più accogliente pure per le persone che vogliono venire a passare un po' di tempo per un periodo di ritiro, di riflessione, di pace, anche solo per venire a pregare un attimo, per ritirarsi dalla vita di tutti i giorni e incontrare il Signore anche nella natura, nella contemplazione e nella preghiera, che è la cosa fondamentale. Poi ovviamente trovandoci in un luogo così bello uno non può fare altro che pensare in questo clima e in questa vegetazione così bella a ciò che il Signore fa ogni giorno. La natura segno quindi della bellezza del creato, sì, della bellezza di Dio. E allora fra Giuseppe ci siamo incontrati così a tipicità e la promessa è quella di venire presto a trovarvi per continuare a raccontare insieme la vostra storia. Sì, noi siamo contenti se ci venite a trovare, così possiamo continuare la nostra amicizia nel Signore. Dio vi benedica. Grazie. Ecco, mi è sembrata una testimonianza bella da regalarvi e appunto anche la nostra amicizia nel Signore sicuramente continuerà. Mi piace, ecco, raccontare uno dei progetti più belli, forse uno dei più belli, perché ne avete veramente portati a termine tanti. In particolare abbiamo qui un quadro che ce lo ricorda, Tienimi la mano, questo progetto che appunto Giuseppe avete organizzato in collaborazione con Mater Onlus, che appunto è l'associazione nata ad Avola in provincia di Siracusa proprio per volontà del suo fondatore Don Fortunato Di Noto. E adesso magari vediamo anche una foto che ci ricorda proprio l'incontro tra Don Fortunato Di Noto e Papa Francesco, appunto questa associazione che dal 1989 opera a tutela dell'infanzia, in particolare contro la pedofilia, l'abuso e lo sfruttamento dei bambini. Ci vuoi un po', Giuseppe, raccontare meglio questo progetto, in che cosa... Allora, il progetto nasce appunto seguendo quella, come abbiamo detto prima, un'emergenza educativa, ma soprattutto a tutela di dei piccoli, quindi degli indifesi, e grazie anche al supporto che abbiamo avuto con l'incontro di Don Fortunato Di Noto e in base alle sue esperienze abbiamo messo in campo questa realtà e iniziare con l'associazione e quindi questo progetto. Il progetto, come dicevi poc'anzi Maria, sì, Chiara, dunque Tienimi la mano è stato messo in atto nel 2013-2014 in alcune delle scuole nelle quali sono in servizio come insegnante di religione cattolica, quindi ad integrazione del curriculum di religione cattolica. Per classi aperte, che è una metodologia che si rivolge appunto anche a coloro che non si avvalgono della religione cattolica, quindi anche il nostro dirigente in quel momento era il professor Nazario D'Amato, che ringrazio, è stato davvero disponibile a questo protocollo, diciamo, di intesa tra l'associazione Mater e la scuola. Tienimi la mano si è rivolto quindi a 160 bambini in età compresa dai 3 anni ai 10 anni, quindi dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. E gli obiettivi essenzialmente erano tre.
l'educazione alla educazione alle emozioni, educazione all'affettività e prevenzione all'abuso minorile. Ovviamente non è un'equazione matematica quella che pone in relazione educare all'affettività, educare alle emozioni e all'abuso minorile, ma da studi recenti, parlo dell'ultimo decennio, ultimo ventennio, sulla teoria delle emozioni e la neuropsicobiologia, si è riscontrato che attraverso una consapevolezza sulle proprie emozioni il bambino riesce a sviluppare meccanismi di autoprotezione e difesa nei confronti di situazioni potenzialmente dannose, potenzialmente rischiose. Questo progetto, sottolineo, come anche la nostra associazione, nasce da esperienze e da incontri. L'incontro con Don Fortunato Di Noto non c'è stato mai, diciamo, fisicamente, piuttosto sempre per email, a seguito di un corso, di un master che ho frequentato a Roma grazie alla facoltà di giurisprudenza di Camerino sulla criminologia, la criminalistica e gli interventi antipedofilia. Quindi la tesi sostanzialmente era una tesi sperimentale, il cui titolo era Allenare alle emozioni e il ruolo dell'allenatore emotivo. L'allenatore emotivo chi è? È qualsiasi educatore, anche genitore, tutti coloro quindi che hanno a che fare con minori che non sono capaci di emozionare il bambino, attenzione, perché altrimenti ci fermeremo soltanto allo stato superficiale. Qualsiasi persona fa divertire, giocare un bambino è capace di essere, diciamo, il suo punto di riferimento. No, l'allenatore emotivo è colui che lavora molto su se stesso e quindi conosce bene le proprie emozioni, ha un forte dominio di sé e allo stesso tempo canalizza le proprie emozioni, anche negative, e aiuta il bimbo in un percorso e quindi lo guida, favorendo quindi l'autostima, relazioni positive con gli altri, favorire, ecco, Papa Francesco parla di ecologia dello sviluppo, casa comune, benessere della casa comune, mai più pertinente che questo obiettivo, favorire la salutogenesi del bambino, il benessere a scuola, perché abbiamo una situazione di desocializzazione, descolarizzazione, sono termini tecnici che però diciamo, la letteratura attualmente ci illustra proprio per far comprendere come la defamiliarizzazione, l'assenza della famiglia ha portato anche ad un decentramento delle funzioni educative. Quindi, ecco, il vostro progetto, la vostra collaborazione legata alla pagina Maieutica, no? Che è questa, sì, rivista online, che anzi ne approfitto, lo ricordo, è di Alcamo, sì, sede ad Alcamo, in Sicilia, esatto, in provincia proprio di Trapani. Sì. Come è nata questa collaborazione? Proprio due parole su questo progetto. Sì, la pagina Maieutica, diretta dalla dottoressa Selene Grimaudo, psicopedagogista e direttrice anche del Centro di Psicologia Olistica del Mediterraneo. È nata anche qui con un corso sul disegno per l'abuso minorile, sull'abuso minorile. E noi abbiamo due sequenze, gestiamo l'ambito della bioetica e della relazione di aiuto, quindi della musicoterapia in gravidanza di cui mi occupo io e delle relazioni genitori figli e nonni di cui si occupa Giuseppe. Ecco. Magari, ecco, Giuseppe, ci vuoi, ecco, dire per te che cosa significa anche collaborare in questo senso e anche seguire appunto Maria Chiara nel vostro anche progetto di crescita comune? Progetto di crescita comune perché abbiamo sempre visto che il nostro cammino quotidiano deve essere una vocazione. Allora la vocazione deve ripartire da quella che è la famiglia. Come ha detto lei, oggi si vive soprattutto in un processo di desocializzazione, descolarizzazione, purtroppo anche la famiglia, che è la cellula della società, si sta frammentando. Allora mettere in evidenza quelli che sono i problemi e cercare di far leva su questi problemi per dare elementi propositivi. Quindi la famiglia, il ruolo, diciamo, dei familiari, del padre, della madre, lo sviluppo della genitorialità e soprattutto anche il ruolo della donna, che attualmente, come dice anche Papa Francesco, il ruolo della donna non deve essere rivalutato, non deve essere più ospite in questi ambienti sociali ed ecclesiali. Ma il ruolo della donna, non bisogna dire che è stato sempre per eccellenza un ruolo
fortificante, un ruolo illuminato. E chi è la donna per eccellenza se non Maria? Maria perché è effettivamente stata colei che ha gestito tutta la famiglia. Ed è, allora per poter ripartire bisogna metterci alla scuola di Maria, soprattutto sul piano familiare. E la cultura un po' del dono e della solidarietà, no? La cultura anche dell'incontro come balsamo che cura le ferite dell'anima. Il vostro impegno, il vostro sostegno alla Caritas diocesana di Iesi, di Ascoli Piceno, scusami, e come si concretizza? Ma guarda, parlare di dono per noi significa parlare di un'identità, parlare di Gesù, parlare, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare se stesso. Allora nel momento in cui si incontra questa realtà, noi siamo riflesso di ciò che effettivamente parlando è Gesù. La cultura del dono noi lo facciamo nel nostro cammino giornalmente attraverso i bisognosi, le persone che magari si incontrano normalmente, e curiamo soprattutto quella che è una solidarietà fatta porta a porta a seconda di quelli che sono diciamo come dire sì, le necessità del momento, traendo sempre origine da questa realtà che è trascendente in noi. D'altronde, anche come diceva Madre Teresa di Calcutta, noi facciamo parte di un grande oceano e siamo una goccia, però nel momento in cui questa goccia venisse a mancare, l'oceano ne sarebbe privo. Quindi ogni gesto per poter valorizzare questa, siamo una goccia cammino, che però appunto forma l'oceano, bene che genera bene, ricordavo in apertura di puntata, due parole, proprio un messaggio che volete donare ai nostri amici che ci stanno seguendo in difesa proprio della famiglia, dei bambini, e ecco che cosa vi sentite di dire? Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, le parole di San Giovanni Paolo II e toccano il cuore. La nostra identità deve essere un'identità forte, un'identità che scaturisce dal nostro battesimo. È un battesimo in acqua, ma battesimo nello Spirito Santo. E quindi è un monito di speranza e di rinnovamento quotidiano. Grazie Maria Chiara. E tu Giuseppe invece un messaggio? Un monito, mi sento di dire solo questo. Sant'Agostino scrive: solo chi ha creato l'uomo può renderlo felice. Allora bisogna sempre rivolgersi a lui in ogni momento, ogni istante che il Signore ci dà in questo cammino, poiché vedendo la carità intesa come amore si vede la Trinità. Quindi bisogna essere riflesso del nostro Padre Celeste. Io vi ringrazio di cuore. Grazie a te. E grazie. Ecco, mi auguro che la nostra amicizia davvero in Cristo senz'altro continui. Come no? Noi vorremmo salutare specialmente i bambini, le loro mamme, i loro papà e i loro nonni che sono all'ascolto, e specialmente tutti i malati che sono a casa e i bambini di oncologia pediatrica. Grazie, grazie, grazie Giuseppe Persiani, grazie Maria Chiara Valenziano. Grazie a te. Ringrazio voi che ci avete seguito e vi aspetto alla prossima puntata di Laudato Si'.